giocato con noi. Grazie, che è rimasto un po' di boccolo ottocentesco. Allora, benvenuto. Grazie per avermi invitato. Io vorrei stasera leggere all'assemblea una piccola cosa per me molto importante, anche per mia figlia. E qua c'è la libertà di parola. Quindi se abbiamo un leggio. Libertà di parola. Benissimo. C'è un leggio? Abbiamo un leggio? Ce l'abbiamo, grazie. Il nostro studio, applauso. Dunque, che cos'è? Questo è un discorso che Nora Ephron, che è una brillante, era una brillante regista e sceneggiatrice, per citarne uno, ha sceneggiato Harry ti presento Sally, per dire proprio, ricordiamo tutti, ha fatto nel 1996 alle ragazze che si laureavano nella stessa facoltà dove aveva studiato lei. Prego. Era il 1962 quando ho studiato qui. Quanto tempo fa era? Era così tanto tempo fa che mentre studiavo qui, sei ragazze vennero apertamente cacciate dall'università perché lesbiche. Così tanto tempo fa che se un ragazzo entrava nella nostra camera, noi dovevamo tenere la porta aperta 30 centimetri. Così tanto tempo fa che se avevi bisogno di abortire, dovevi andare fino a una stazione di servizio nel New Jersey con $500 in contanti, ti prelevavano, ti portavano con una benda sugli occhi in una stanza d'albergo e ti operavano senza anestesia. Noi, nel 1962, prendevamo una laurea perché, nel peggiore dei casi, almeno avremmo potuto insegnare. E il peggiore dei casi era che non trovassimo marito e che dovessimo veramente lavorare. Non era previsto che avessimo un futuro. Era previsto che lo sposassimo. Non era previsto che avessimo idee politiche, carriere, opinioni o vite. Dovevamo sposarle. Se volevi essere un architetto, ti dovevi sposare un architetto. Capì che questa università voleva che evitassimo gli estremi, che fossimo invece quella cosa in mezzo, una signora. Dovevamo passare la nostra vita a essere signore carine. Le cose adesso per voi sono diverse. Oggi ci sono donne medico e donne avvocato. Ci sono presentatrici televisive, anche se per lo più sono donne bionde. Ma allo stesso tempo c'è ancora una differenza di salario tra gli uomini e le donne. E voi vi state laureando nell'anno del Wonder Bra. Il Wonder Bra non è un passo avanti per le donne, perché niente che faccia così male può essere un passo avanti per le donne. Qualunque cosa scegliate di essere, qualunque strada prendiate, io spero che scegliate di non essere una signora. Io spero che troviate il modo di rompere le regole, di creare scompiglio. E spero che lo facciate non solo per voi stesse, ma per tutte le donne. Buona fortuna.